Allora, vediamo il virus, se è vero o no che colpisce meno duro, con Silvia De Santis. Nell'immagine si vede una coltura di cellule, tutte dello stesso tipo, in questo caso sono rene di scimmia. Quando noi lo infettiamo con un campione contenente il coronavirus, vede cosa riesce a fare nell'arco di soli 2 giorni. Il virus ha ucciso tutte le cellule che aveva a disposizione, è un virus aggressivo. Il primo virus è stato isolato in vitro in piena pandemia, questo invece è più recente, isolato nelle ultime settimane da un paziente asintomatico. Qua sono 6 giorni in cui il virus ha avuto modo di replicare in maniera notevole e solo alcune cellule si stanno deformando e parzialmente staccando. Posso immaginare, ma questo me lo potrebbe dire soltanto un esperimento sull'animale, che questo virus dia molti meno sintomi e sia molto meno aggressivo del virus che avevamo fino a poco tempo fa. Per il momento si tratta solo di osservazioni empiriche, il virus potrebbe essere mutato adattandosi all'uomo. Questo è il virus che ha maggiore possibilità di essere vincente, cioè di vivere a lungo e di essere trasmesso, perché non elimina uccidendoli i propri serbatoi di produzione, che sono le cellule infette. I nostri colleghi cinesi hanno visto che questo virus nuovo ha dei geni più corti, probabilmente è responsabile di questa minore aggressività. È un'ipotesi, è una speranza, potrebbe diventare un virus alla stregua dei virus influenzali di oggi.